Eccoci e bentornati sul mio canale, di nuovo con le armi speciali di Call of Duty Advanced Warfare, cioè di quelle armi che è possibile trovare e sbloccare all'interno delle casse dei lanci di rifornimenti che ci vengono date durante le partite multiplayer. Oggi torniamo a vedere un'arma Elite. Sono riuscito a trovare la versione Elite delle IMR, cioè il fucile d'assalto con il danno più alto della sua categoria. La versione Elite prende il nome di Boar Strike e, come tutte le versioni Elite, variano moltissimo nell'estetica, soprattutto per quanto riguarda la colorazione, che passa dal beige e grigio della versione standard ad un nero ed un marrone con diverse varianti appunto nella versione Elite. La cosa bella è che nella versione Elite c'è anche una specie di medaglia, sembra quasi d'oro, fatta veramente molto bene, veramente bellissima esteticamente. Ma passiamo invece a vedere che cosa porta di nuovo questa versione rispetto alla versione standard. Le cose che cambiano sono addirittura 4, e sono il danno, la precisione, la cadenza e la portata. Il danno passa addirittura dai 14 della versione standard ai 15 in questa versione Elite Boar Strike, quindi un punto in più. La precisione diminuisce addirittura però di 2 punti, quindi passa dai 9 della versione standard a 7 nella versione Elite. Versione Elite che ha una cadenza di 8, quindi anch'essa più bassa rispetto ai 9 della versione standard, mentre la portata versione Elite 11, mentre IMR versione standard 9. Quindi in che cosa è superiore la versione Elite rispetto alla versione standard? Il danno e la portata. Il danno di un punto e la portata di 2, mentre la precisione è inferiore di 2 punti e la cadenza è inferiore di 1 punto. Se dovessi andare a scegliere tra la versione Elite, quindi Boar Strike, o la versione standard, andrei a prendere senza ombra di dubbio la versione Elite, perché ha un danno maggiore e una portata maggiore. Per il discorso cadenza non c'è tanto problema, perché tanto è una raffica di 4 colpi, quindi conserva secondo me il suo danno elevato. E per quanto riguarda la precisione, basta andare a impiantare un mirino laser o un mirino e o addirittura anche un calcio regolabile, più che altro un calcio anteriore, che ci permette quindi di tornare ai livelli di precisione della versione standard. Quindi versione Elite che senza ombra di dubbio batte la versione standard. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale e mettete un bel mi piace sulla mia pagina di Facebook, e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.